Massimo Faietti è il titolare di Max Devil. Faietti, qual è il vostro campo di attività? Beh, come negli anni ci siamo già parlati tante volte, noi ci occupiamo di articoli promozionali per le aziende, ma soprattutto organizziamo, siamo partecipi dei grandi eventi del nostro territorio. Vedi, un po' campovolo, insomma. Possiamo dire che voi siete un po' la logistica dei concerti? Beh, facciamo quello in sostanza, perché il nostro lavoro, producendo e distribuendo il merchandising, per esempio a Campovolo abbiamo due stand enormi, poi abbiamo 50, 60, 70 persone che lavorano per noi e abbiamo tantissimi prodotti in vendita, dobbiamo sapere gestire la logistica. E questo è un po' il clou del nostro lavoro, sì. E questo lavoro vi ha portato in queste settimane ad intervenire dove veramente c'è bisogno, già forti di un'esperienza acquisita addirittura nel 2012. Ci vuole un po' raccontare che cos'è successo nel 2012 e in queste settimane? Beh, purtroppo nel 2012 Novellara era border, per fortuna, rispetto al terremoto dell'Emilia del 2012, appunto, ma Reggiolo, poi Concordia, poi Mirandola, tutti questi paesi erano coinvolti pienamente. A differenza del 2012, qua l'alluvione è avvenuta in Emilia-Romagna, non troppo distante rispetto a noi, ma ha una caratteristica completamente diversa. Nel 2012 ci siamo prodigati nel dare gli aiuti di prima necessità per un lungo periodo, perché la caratteristica del terremoto devasta profondamente il territorio. Certo. L'alluvione ci auguriamo che nelle prossime 2, 3, 4 settimane, non dico torni alla normalità la situazione, ma è molto più probabile che lo sia, con degli strascichi magari nelle colture, come abbiamo visto in questi giorni, ma che tutto sommato le abitazioni abbiano una dignitosa ripresa. Ecco. Certo. E come siete intervenuti? Che cosa avete fatto in buona La prima cosa sostanza? che abbiamo fatto è stato un contatto telefonico con Gianni Prandi di Radio Bruno, il direttore di Radio Bruno, che mi ha chiesto se volevo partecipare assieme a lui alla raccolta dei prodotti che poi avremmo distribuito. Lui mi ha chiesto semplicemente: Max, mi dici cosa serve in virtù del fatto di quello che avevamo maturato negli anni passati di esperienza? E io prontamente ho fatto un elenco, erano circa 12-13 articoli, li abbiamo pubblicati sul sito di Radio Bruno, al seguito portateci la merce in sede a Radio Bruno. Il sabato mattina siamo andati là, abbiamo organizzato come si conveniva per le persone e i prodotti che arrivavano, perché arrivavano un po' alla rinfusa e di conseguenza sarebbe stato difficile portare il materiale a destinazione con una certa capacità di distribuzione. Quindi abbiamo fatto semplicemente questa raccolta assieme a Radio Bruno. Le persone comuni, gli ascoltatori, in questo caso di Radio Bruno, hanno portato i loro prodotti. La signora Maria andava al supermercato, faceva la spesa, arrivava con le buste. Io ho portato questo, va bene, ma grazie signora Maria, si accomodi. Però ci siamo accorti che avevamo omesso un particolare. Per esempio, questo lo dico perché è una nozione molto importante da fare, da tenere a memoria. Abbiamo messo 12 articoli, ma in realtà avevamo bisogno che ci portassero degli articoli singoli. Quali erano questi articoli? Quali sono questi Beh, articoli? in quel momento Articoli di prima per gli necessità articoli erano alimentari? alimentari, perché io ho degli amici in Romagna, dei promoter locali con i quali noi ci vediamo quando facciamo le nostre tournée, quindi il nostro pensiero è andato a loro. Loro mi hanno messo in contatto con delle persone sul territorio, i sindaci e le persone comunque che erano addette a questo tipo di coordinamento, e ci hanno raccontato che in quel momento era un problema di alimentazione di cibo a lunga conservazione. Quindi abbiamo fatto un elenco che erano legumi, la pasta, il latte a lunga conservazione, lo scatolame, le scatolette, il tonno, le merendine, i biscotti. Poi abbiamo messo anche l'igiene personale, Certo. i pannolini per i bambini, per gli anziani, insomma una serie di prodotti. Ci siamo resi conto di aver fatto un errore, perché la comunicazione corretta era: andate al supermercato, andate dove volete, avete 10 euro da fare una donazione, prendete un articolo solo, portatecelo. Quello che scegliete voi, per noi va bene. Una signora mi ha detto: ma io ci ho pensato, però volevo comprare solo del tonno, ma se tutti comprano il tonno, Ha ragione, ha vabbè. ragione. Ma noi italiani non ci mettiamo d'accordo neppure in tre, quindi il problema non sarebbe Qual è sarebbe. stata la risposta della gente a questo vostro appello? Sabato mattina alle 13 siamo partiti con un furgone, lo vedete qua di riflesso sulla nostra vetrata, con 7 pedane di prodotto.
Mi viene ancora la pelle d'oca perché 7 siamo euro pallet in pratica, dico bene. 80, 120, 150 d'altezza, quindi un qualcosa come 10-15 metri cubi di materiale raccolto nelle prime ore della mattina. Quindi in pochissimo tempo. 4 ore, perché 4 ore, 4 ore addirittura. le persone arrivavano in radio, scaricavano, avevamo 10-12 volontari, anche i miei dipendenti, i nostri ragazzi, Alice, Valentina, Igor, siamo arrivati là, ci siamo resi conto del pandemonio che c'era, abbiamo scaricato gli scatoloni vuoti, nastrati, divisi per, allora qua mettiamo il pane, qua mettiamo l'olio, qua mettiamo le merendine, lì il pane secco, i cracker e via di seguito, abbiamo riempito tutta la hall di questi scatoloni, scrivendo sopra l'etichetta principale di del prodotto che era all'interno del cartone, e così facendo siamo riusciti a tenere differenziato tutti i prodotti. Caricati sul furgone, siamo arrivati a Forlì, il vice sindaco mi aspettava, marcia indietro nel centro Che era un po' il di centro di coordinamento in quel coordinamento, momento, abbiamo Forlì. scaricato nella sede della polizia fuori dall'autostrada, perché lì per fortuna non è stata coinvolta dall'esondazione, abbiamo scaricato il materiale, poi siamo andati a Lugo. A Lugo siamo andati alla Caritas, dove Roberto, il factotum del curato, del parroco Luigi, ci ha detto: cosa avete? Abbiamo materiali di prima necessità. Fantastico, fantastico, Max. Abbiamo scaricato. Poi siamo andati anche a Sant'Agata e lì, ragazzi, a Sant'Agata veramente siamo rimasti colpiti perché il fango ormai era diventato qualcosa tutt'uno con l'asfalto. C'era 30 centimetri di fango appoggiato sull'asfalto, era diventato una cosa unica. Che asciugandosi diventa come Asciugandosi cemento, era no? diventato cemento. Poi i ragazzi, Simone Mariotti, che risiede a 400 metri dal ponte della Chi è ferrovia. Simone Mariotti? Simone Mariotti è un residente di Sant'Agata che a suo malgrado abita a 400 metri dal punto di rottura dell'argine. Lui mi ha Quindi è stato raccontato. pesantemente colpito perché lì Lui abita l'argine è lì, ha due partito. figli, la moglie, al secondo piano, alla notte. Prova a immaginarti, luci spente perché luci, l'Enel Certo. si era scollegata, con le luci di qualche pitorcia vedeva scorrere sotto casa sua l'acqua, ma la cosa impressionante che mi diceva era il rumore dell'acqua che continuava a salire. Panico, perché comunque possiamo anche dire paura più che panico, telefona a suo fratello che gli racconta: ma qua l'acqua sta salendo nuovamente, cosa devo fare? Perché ricordiamoci che 15 giorni prima era successa la stessa cosa Esattamente, praticamente, quindi il no? fratello probabilmente aveva un briciolo di esperienza in più e lo ha tranquillizzato. È trascorsa la notte, l'acqua si è stabilizzata per un semplice motivo di fisica. Al primo impatto l'acqua arriva e sale all'improvviso. Poi, quando l'acqua riesce a trovare il suo corso, si distende nei prati, nelle Certo. culture, dove trova l'acqua va. E quindi questo è successo. Quindi l'acqua si è abbassata e tutto sommato la paura è diminuita. È andata così. Però la particolarità di Sant'Agata sul Santerno è che lì l'argine rompendosi, l'acqua si è miscelata alla terra ed è diventato budino, quello che vi dicevo. Ed ha fatto proprio il danno massiccio. È la parte peggiore del danno perché diventa solidificato una volta Col asciugato, no? caldo, poi, che ci aspettiamo in questi giorni, diventa cemento. E sulla strada, come vi dicevo, l'asfalto è diventato 30 centimetri più alto. Ma Poi quindi tutte. anche dentro i tombini, dentro le fogne. Lui mi diceva che si era accorto, facendo una riflessione molto acuta, che aveva il problema. Intanto lui non riusciva a utilizzare i servizi igienici perché, appunto, senza la valvola di ritorno i liquami salivano da lì. Però per fortuna questo era denso e si è fermato lì. Si è accorto che si stava per asciugare questa melma e non avrebbero potuto più utilizzare la rete delle condotte fognarie, di conseguenza quello sarebbe diventato il problema. Poi il giorno seguente noi siamo andati 3 volte. 4 volte lì a Sant'Agata, avevano il problema delle masserizie perché avevano bisogno di spostarle perché lì diventava tutto Tonnellate e tonnellate di tonnellate di rifiuti di ogni masserizie. genere, Fate no? conto, a casa vostra, come se nel mio ufficio all'interno dovessi trasportare dall'ufficio fuori dalla recinzione aspettando che qualcuno, per grazia ricevuta, ma che purtroppo è così per tutta la Certo. regione, arrivi e con i mezzi meccanici caricare sui camion e portarli in questi famosi centri di raccolta che secondo me per un po' in quelle comunità avranno come riferimento e purtroppo si ricorderanno di aver avuto l'alluvione perché sono veramente impressionanti dalle montagne e montagne di prodotto che viene buttato lì ed è
rifiuto, certo. Come si può dire? Indistinto. Sì, indifferenziato. Indifferenziato. Quindi primo step, beni di prima necessità, perché erano i più urgenti. La sabato e domenica della settimana precedente siamo andati sul posto portando queste unità. Poi, una volta là, ci siamo resi conto di dover guardare, come è stato anche nel terremoto del 2012, più avanti, perché chi è coinvolto tende a risolvere il problema del primo momento, quindi il cibo, poi siamo passati ai tiracqua, alle pale, alle carriole, e quindi abbiamo capito che dovevamo guardare una settimana avanti. Perché quindi c'era da spostare tutto. Siamo andati, abbiamo fatto una raccolta fondi. Questo budino. Sì, abbiamo fatto una raccolta fondi con Aemilian, che è la nostra pagina che gestiamo assieme a Vittorio di Albinea. Abbiamo pubblicato una maglietta di Teniamo Botta. Abbiamo raccolto diversi migliaia di euro, abbiamo comprato... Che è diventato un po' lo slogan del momento, Team Botta, no? Team Botta, sì. L'abbiamo, noi come l'abbiamo tramutato per quello che è nella maglietta e per la filosofia della pagina. In realtà poi in Romagna Team Botta è il claim che si dice normalmente. E abbiamo acquistato delle idropulitrici, abbiamo acquistato delle carriole, le prolunghe per far funzionare le idropulitrici, perché se tu non vai là organizzato con tutto è come andare in guerra in Ucraina senza le munizioni, gli dai il fucile ma senza munizioni. Quindi abbiamo portato le idropulitrici, ci hanno omaggiato delle prolunghe, quindi abbiamo portato idropulitrici, prolunghe, tutto quello che serviva, le carriole, le pale, insomma tutto quello che serviva per fare la prima operazione di pulitura di queste abitazioni, che credetemi sono veramente provate. Com'è arrivare lì e vedere questo disastro, la gente affranta, le case distrutte, tutti i propri beni, i propri ricordi al macero? Ma che il problema è che le case non sono distrutte apparentemente, perché le case, soprattutto a Faenza, a Forlì, nella parte alta, perché l'acqua va ovviamente nelle conche, quindi chi è fortunato nella parte alta della città non ha subito nessun danno, ma chi è nella parte bassa è ancora nella melma, e quindi magari a Forlì e a Faenza nella parte alta è arrivata anche lì, però probabilmente è arrivato parte acqua pulita ed è andata via, e lo capisci soltanto del danno che hanno avuto proprio dalle masserizie accumulate davanti a questi locali. E vi posso garantire c'è di ogni. Immagino. Tra libri, tra le sedute delle poltrone, i divani, i letti, qualsiasi cosa che tu in casa hai, ha preso umidità e si è bagnata, la devi per forza di cose buttare. Da questo punto di vista, i più sfortunati abitano a Consellice? A Consellice siamo passati lunedì scorso con il nostro furgone, abbiamo attraversato tutto il paese guadando, perché lì hanno l'acqua stagnante, essendo in una conca, che però ha la caratteristica di essere il fiume che è al loro fianco, è esondato, ha tracimato, ma non ha rotto l'argine. Di conseguenza l'acqua è pulita, tra virgolette, certo, per chiamiamola così. Anzi, lunedì era pulita. Non c'è la melma, diciamo. No, non c'è assolutamente il budino, il fango che si è verificato nella commistione tra terra e acqua. E quindi c'è acqua pulita, tra virgolette. In questo momento, dopo 10 giorni da questa esondazione, l'acqua sta comunque putrificando, perché anche lì nelle valvole di ritegno, nelle fosse settiche, stanno rilasciando quei liquami che sappiamo tutti, certo, noi nelle nostre comunità esserci. Quindi sta diventando critica anche lì. Lì hanno una peculiarità di essere veramente bassi in alcune zone dove l'acqua rimane stagnante, ma perché? Perché viene pompata a monte e tolta a valle da altre idrovole per togliere acqua dagli altri posti, dove differentemente per spostare tutta quest'acqua la si sta facendo in modo meccanico e serve tempo. E quindi diciamo che c'è un briciolo di acqua corrente, c'è un piccolo ricambio di acqua. E quindi, insomma, speriamo che non succeda una pandemia certo, a loro volta, insomma. La forza e la volontà dei romagnoli, la forza e la volontà degli emiliani, che si stanno scambiando i favori, no? Perché durante il terremoto del 2012 sono arrivati i romagnoli a dare una mano, adesso guarda, c'è da contraccambiare. È verissimo. La cosa che mi hanno chiesto a Forlì, siamo andati in un quartiere, il quartiere Romiti, dove c'è il vecchio palazzetto, siamo arrivati mercoledì scorso e lì non avevano ancora nulla, quindi abbiamo scaricato tutti gli oggetti e mi hanno chiesto: ma perché voi fate questo? Devi sapere che noi a nostra volta nel 2012 abbiamo avuto lo stesso problema e voi siete venuti da noi a darci una mano. Quindi il minimo che la mia moralità, i miei genitori mi hanno sempre insegnato, di essere solidali e con le comunità vicine avere dei rapporti di
fratellanza, di comunque di aiuto, perché da soli non certo. si va da nessuna parte. Ecco, l'importante è comunque che ci sia un'organizzazione dietro, non ci si può improvvisare volontari e andare a dare una mano, bisogna affidarsi alle organizzazioni sul posto. Le organizzazioni sul posto è quello che serve, però nella prima fase le organizzazioni sul posto sono preposte a salvare le vite. La protezione civile arriva sul posto poche ore dopo l'evento e con i gommoni, ancora quando nelle strade c'è un metro e mezzo, due metri d'acqua, vanno nei corsi d'acqua a cercare le persone in difficoltà. Un mio caro amico, Fabrizio, che fa questa attività per passione, e lui dice: siamo andati a fare i soccorsi lungo queste strade a Faenza, dove c'erano un metro e mezzo d'acqua, in posti che io non sono mai stato. Quindi tu provi a immaginare con la torcia di sera, buio totale, ti avvii col gommone con una squadra di quattro, due a pagaiare, gli altri a cercare di capire dove sei, senti delle voci: siamo qua, aiutateci, abbiamo due bambini, dalla parte opposta altrettanto, e tu sei lì. Con la torcia, non c'è niente, non sai dove sei, cerchi un riferimento, lo vedi, non lo vedi, e poi devi farti forza perché a propria volta tu hai il problema di non sapere dove sei, poi fai il conto, sono organizzato bene, ho la tuta che mi tiene in galleggia, ok, vado giù dal gommone e improvvisamente non tocchi, perché se nel bel mezzo di questa cosa la corrente ti trascina, ti afferri il gommone nuovamente, poi vedi il signore dalla finestra che ti fa vedere suo figlio, tu ti molli dal gommone, vai là, ti fai una forza della Madonna, però è difficilissimo. Fortunatamente riusciamo a caricare tutti, e questo è il racconto che mi ha fatto Fabrizio. E mi ha toccato in un modo, perché i primi soccorsi della Protezione Civile, alla quale sono addestrati a fare questo tipo di attività, però sono persone come me e come certo. te, e lo fanno con il cuore, però fare in quei momenti quello che hanno fatto deve essere terribile in entrambi i rapporti. La forza si fa perché capisci che quel signore ha più bisogno di te. Vai, lo fai e torni lì e poi fai l'intervento dopo. Perciò la Protezione Civile fa quello. Poi arriva la Croce Rossa, ma arriva un poco dopo. Arrivano i pompieri, che invece fanno l'arder. Ma l'organizzazione emergersi, per farti capire, arriva 4-5 giorni dopo, una settimana. Perché? Perché sono concentrati in un altro posto e stanno facendo un'attività differente. E in quei primi tre giorni serve l'aiuto di tutti, soprattutto poi per cercare i prodotti che servono e portarli alle persone, perché poi sappiamo, siamo in un paese strano, tanto volontariato, ma poi abbiamo anche il dubbio che le cose non vadano a buon fine. Allora noi ci abbiamo messo la faccia, Radio Bruno ci ha messo la faccia, però il nostro furgone, quando lo vedono, sanno che sta arrivando il materiale dove serve. Da Simone Mariotti, da Marco Margotti a Lugo, dal sindaco di Forlì, da Fabio a Forlì al quartiere Romiti. Ci conosciamo per nome, persone che non conosco, però ci chiamiamo per nome perché il mio ego è soddisfatto, perché sono riuscito a fare una cosa giusta che andava fatta, loro vedono in noi qualcuno che dà una mano, e vedere qualcuno che arriva senza secondi fini, dare una mano a loro è dare l'energia che comunque anche loro dopo 10 giorni comincia certo, a mancare. Certo. Faietti nella primissima fase ha detto beni di prima necessità, poi strumenti per liberare le strade, le case e quant'altro. C'è una terza fase, cosa occorre adesso che tutto è stato, le case sono state svuotate adesso, e c'è il cemento del fango asciugato per terra? Quello che serve come il pane sono quei semirimorchi, quei bilici con quel ragno che carica e porta nel punto di raccolta, dove ci sono i trituratori che macinano tutto questa montagna di rifiuto indifferenziato per portarlo delle dimensioni umane, per poi farci qualcosa che io non conosco. Però c'è assolutamente da togliere queste masserizie da lungo le strade, perché ormai ce ne sono chilometri, chilometri, chilometri. Quali sono i pensieri, tornando a casa col vostro furgone, della gente che avete lasciato in mezzo in queste condizioni? Siamo convinti di aver lasciato un buon segno, perché abbiamo portato quello che nel momento in cui a loro serviva. Venendo a casa con i miei collaboratori, con i ragazzi che venivano con me, tutti volontari che mi ringraziano ancora oggi dicendomi: Max, grazie per la bella esperienza che ci hai fatto fare. Io sono un po', tu una volta mi hai detto che sei un po' pragmatico e un po' sbrigativo.
è la mia caratteristica. Uno dei soccorritori ai quali ci siamo approcciati, Fabio di Forlì, nel suo preambolo in 3 minuti gli ho dato 5 cicchetti, ma a fin di bene, perché era un modo per far sì che le cose accadessero velocemente in modo organizzato, e lui non aveva questa attenzione e avrebbe lasciato in giro pezzi. Per farti capire, abbiamo scaricato un tiracqua e che era andato in un posto e il manico del tiracqua era rimasto sul furgone. Alla ragazza, a Floriano, ha detto: Floriano, vai a prendere il tiracqua che lo leghiamo lì. Ci penso io dopo. No, lo facciamo subito. Perché quando quello è là e questo è qua, le due cose non si incontrano più. Quindi, insomma, la mia pragmaticità e il mio modo di fare è nella concretezza per risolvere i problemi. Voi lavorate nel mondo della musica, sarà un'estate di concerti pro Romagna, pro aiuti per questa gente? Beh, sappiamo che il 24 ci sarà Italia Loves Romagna, quindi un riprendere in mano un po' il discorso di Italia Loves Emilia del 2012. C'è questa... Che ebbe un grandissimo successo. Assolutamente. L'altro. In quell'anno abbiamo fatto veramente tanto per le nostre comunità, erano direttamente interessate. Qua siamo un po' più spostati, ma ci sarà la Pausini, Luciano, Zucchero, insomma, quelli che anche all'epoca parteciparono, tornano. E sarà una grande festa, soprattutto di solidarietà, e potremo portare un contributo vero, perché nel 2012 quello che abbiamo realizzato, abbiamo dato dei supporti per la realizzazione di scuole e i prodotti per le comunità, siamo riusciti veramente concretamente a portarli sul territorio. E credo che anche questa volta sarà così. Come sempre, la musica è un veicolo importantissimo per raccogliere fondi e portare solidarietà. Beh, la popolarità della musica e le sonorità sono proprio alla base delle comunità, quindi sì, la leggerezza della musica accentra un po' il problema ed è lo strumento per arrivare un po' a tutti e fare solidarietà anche per quelli che non sono riusciti a farlo, in questo caso venendo al concerto oppure da casa contribuendo con la telefonata classica delle donazioni, potrà farlo e saprà che le nostre donazioni andranno a buon fine. Gianmattia Beltrami è il responsabile dell'e-commerce di Max Devil. Gianmattia, quali sono stati i vostri partner in questa iniziativa rivolta alla Romagna? Beh, innanzitutto c'è sicuramente da ringraziare Radio Bruno, la Nazionale Cantanti, l'associazione Play to Give, ma anche la pagina Instagram iMillions con la quale collaboriamo, della quale appunto Vittorio, il ragazzo che la gestisce, mi ha scritto un giorno subito dopo l'alluvione, mi ha detto: ma Gian, ma perché non facciamo una maglietta benefica per raccogliere dei fondi per la Romagna? Gli ho detto: grande Vittorio, un'ottima idea, la facciamo subito. In 24 ore ci siamo organizzati, mi ha preparato la maglietta, le grafiche da pubblicare sui social, da condividere, e l'abbiamo caricata sul sito, sul nostro e-commerce, Max Devil Store, e l'abbiamo messa in vendita. Fin da subito abbiamo riscosso dei grandi risultati, veramente c'è da ringraziare tutti quelli che l'hanno acquistata finora, che continueranno a farlo magari in questi giorni, perché è stato davvero un grande aiuto. Grazie alla visibilità del vostro sito, da chi è stata acquistata e in che località è stata acquistata finora questa maglietta? Ci siamo anche sorpresi effettivamente, perché è stata acquistata veramente da tutta Italia e non solo, anche fuori Italia, anche dall'Europa. Anche dall'estero. Quindi, sì, anche dall'estero. Quindi è stata una sorpresa anche per noi e ne siamo felici e ringraziamo nuovamente tutti quelli che l'hanno acquistata. Con i proventi di questa maglietta che cosa avete acquistato? Allora, siamo riusciti ad acquistare delle idropulitrici, carriole, prolunghe, tutte attrezzature indispensabili per cercare di aiutare appunto la popolazione romagnola a tornare alla normalità e a ripulire tutto il danno che è stato fatto dall'alluvione. Poi, in seconda battuta, ma non meno importante, sono stati acquistati anche dei kit monouso per il pranzo, forchette, tovaglioli e quant'altro, perché appunto là ci sono tantissimi volontari che sono... Cioè, oltre ai residenti c'è tantissima gente, c'è tantissima gente e bisogna sfamarli, no? Bisogna sfamarli, bisogna riuscire a dargli da mangiare, perché il cibo c'è, lo fanno, ma va anche... Senza forchette e coltelli. Forche, insomma, in qualche modo va consumato, quindi sembra una banalità, ma non è così. E grazie dei Millions, appunto, siamo riusciti ad acquistare anche questi prodotti. Ed eccola qua, grazie ad Alice Faietti, amministratore delegato di Max Devil, la maglietta Team Bota. No? Sì. Tutto deriva
da quella composizione di sedia a sdraio che è stata fatta in spiaggia, bellissima, è diventato il claim di questa situazione, che significa tieni duro, esatto. Un po' come è stato fatto poi nel 2012 con il Radio terremoto Bruno, in Emilia, sì. No? Esatto. Voi, reduci da questa esperienza, avete fatto questa maglietta che sta avendo un grande successo. Esatto. Sì, e con i ragazzi dei Emilians abbiamo pensato quale frase potesse essere la più adatta per aggregare un sentimento comune in quei giorni. Tieni botta era l'unione dei sentimenti, e quindi nell'emiliano tin botta. Quindi grazie ai ragazzi che hanno deciso di sponsorizzare questa frase. Max Devil continuerà a essere partecipe comunque in questi giorni ancora alla raccolta fondi, e chissà, in un domani, se ci fosse necessità, ci saremo. Una delle vostre tante attività è proprio produrre magliette. Avete richieste anche di magliette di tipo diverso, di colore diverso rispetto a questa? Tantissime. Tante aziende, tanti privati che hanno deciso, con qualche persona, un team di persone, a partecipare come volontari, andare in Romagna nei weekend specialmente, e hanno deciso di distinguersi, quindi vogliono realizzare la loro maglietta e il teniamo botta declinato in una maniera diversa. Esatto, i colori diversi. Quindi anche questo significa che proprio in tantissimi si stanno movimentando, e tantissimi giovani si stanno movimentando per partecipare a questi aiuti. Ha fatto sensazione questa valanga di giovani che si prodiga ogni giorno, sì, per aiutare i romagnoli? Assolutamente sì. Credo che i ragazzi debbano essere stimolati, ma con poco fanno e fanno tanto.